Gian Gambi, mi vuoi dire qualcosa? Qui. Ho ceduto il passo e arrivo e conquisto il centro perché, cara Bianca Guacciolo from Bytont, è giunto il momento di tornare ad una nostra rubrica. Fasti del passato che tornano oggi. Raccontiamo le differenze tra nord e sud. Ma dai! Sì, e qual è l'argomento? Organizzazione del battesimo. Il battesimo, dai. Iniziamo allora. Come sempre nord e poi sud. Quando devi organizzare? Specifichiamo battesimo non in tempi di pandemia, insomma. No, normale. Anche se si possono fare, lo ricordiamo, okay, non è niente di... Allora. Però, quando devi organizzare il battesimo al nord? Amore, che cosa facciamo per il battesimo? Ma niente, cosa vuoi fare? Cerimonia alle 16, a seguire una merendina con i parenti stretti alle 8, alle 18, todos go back at home, ognuno a casa sua. Giusto, mi sembra giusto. Stessa cosa al sud. Amore, che facciamo per il battesimo? A che ora è la cerimonia? Alle 4. Allora facciamo venire i primi parenti a casa per vedere la creatura mentre si prepara. È giusto, amore. Però quanti sono, amore? Amore, pochi, perché solo gli stretti sono invitato, stretti. Amore. Quindi quanti sono più? E 135. 135. Poi facciamo, secondo me, cena seduti dalle 6 fino alle 2 e chiudiamo coi fuochi alle 3 del mattino, amore. Amore, hai dimenticato la cosa più importante. Le bomboniere? No, il karaoke. Ecco. Le bomboniere, a proposito, al nord e al sud. Al nord. Amore, ma le bomboniere per il battesimo? Cosa c'entra, amore, le bomboniere? Ma che è un battesimo, mica è un matrimonio. Dai, falla brava. Hai ragione, scusa, amore. Stessa cosa al sud. Amore? E le bomboniere? Ma guarda, amore, io farei un angelo di ceramica tipo puttino con la faccia tale e quale al bambino. Però di dimensioni reali, amore. Amore, ci facciamo il calco di gesso. Bravo, amore, bravo. Il vestitino del battesimo al nord. Amore, senti, ma per il battesimo com'è che la vestiamo così? Amore, guarda, io farei un vestitino lungo bianco, tipo caftano, con coroncina di fiori ricamati e frange sulle mani. Mi esalta, amore, cioè, secondo me è un po' eccessivo. Va che è un battesimo, mica è un weekend a Formentera. Dai, falla brava. Stessa cosa al sud. Sentiamo, ma la creatura per il battesimo come la vestiamo? Amo, non ti dico quello che ho pensato di fare. Senti, ascolta, allora io farei una gonna a 12 strati di tulle, sì, camicetta col colletto di pizzo che arriva fino alle ginocchia. Bello. E fascia bianca con fiocchetto di perle con scritto "Oggi mi battezzo". Amore, ti sembra il caso? No, amore, questo è perché? Ma io sul cappello avrei scritto una cosa tipo "Amore di mamma e di papà". Questo hai ragione, cambiamo la scritta. Questo amore, hai ragione. Il padrino, banale. Il padrino e la madrina al nord. Amore, senti, sì, io vorrei che la madrina fosse la mia cugina, quella, la Steffi, te la, sì, ricordi, sì, quella di Bergamo? Sì. E poi invece il padrino, il mio migliore amico Fabio, va bene. Dobbiamo fare padrino e madrina, amore, ma che è un battesimo, cos'è, la coppia, cos'è, un pocherino tra amici, basta uno, cos'è sta roba, dai, falla brava. Allora Steffi. La Steffi va bene, dai. Stessa cosa al sud. Amore, senti, ho pensato, come madrina potremmo chiedere a mia sorella. Non esiste proprio, non esiste. Come madrina dobbiamo mettere mia cugina Teresa, perché gliel'ho promesso, sai quanti anni fa, se no ci rimane troppo male e mia madre si offende. Va bene, va bene. Allora come padrino però mettiamo mio fratello. Amore, non esiste proprio che deve venire tuo fratello. Ma che stai scherzando? Il padrino lo fa Antonio, il figlio della portiera del palazzo, perché gliel'ho promesso, se no ci rimane troppo male, amore. Scusami, e la mia famiglia? Amore, ci basti tu, ci basti e avanzi. Il servizio fotografico, o meglio, il video al nord. Amore, sì, senti, ma il video per il battesimo? Cosa dobbiamo fare? Col telefonino, tac, io ho anche l'app, che praticamente mentre fai il video ti mette anche il sorriso al bambino. Penso che va bene, ma i miei 2 mesi che ho sorriso così. Giusto, amore, bravo. Al sud. Amore, senti, ma il video del battesimo chi lo fa? Amore, non ne abbiamo bisogno. Perché, scusa? Ti ricordi quello che ha comprato il trullo vicino a quello di zio Nicola? Ma chi è quello che ha comprato? Quello famoso che ha fatto quei film, 2 o 3 film famosi, molti. Ah, coso? Si chiama Paolo. Sorrentino! Bravo, amore! Ce lo fa lui, Ce lo fa lui, guarda, 2 casse, 2 taniche di olio e sistemiamo la cosa. Va bene, grazie. Ciao Paolo, ti vogliamo bene. Le reazioni dei genitori dopo il battesimo al nord. Amore, meno male che non ha pianto. Guarda, la bimba di prima di lei ha urlato tutto il tempo, che figura. Ma la nostra è abituata a stare in mezzo alla gente. È vero, a proposito, sai che la piccola poco fa ha detto la sua prima parola? E cosa ha detto? Fatturiamo. Amore, che orgoglio. Orgoglio di papà. Al sud. Amore, ora che l'abbiamo battezzata è diventata grande. Mi sento male, amore, è già una donna. Mi sembra ieri che è nata, sono già passati 2 mesi. Oh, amore, non me lo dire.
Hai visto poi come capiva tutto quello che dicevi? Sì, si vedeva proprio. Cioè, quando stava attenta, sì, proprio. Era come a dire, cioè, sono pronta. Io sono l'ho pronta, letto è così, vero, amore. Poi senti il profumo di poi senti questo profumo, sì, proprio della creatura appena battezzata. È vero, amore. Com'è cambiato? Sì, sembra proprio. Amore, se l'è fatta addosso, amore. Vado a cambiarlo. Vai, vai. Abbiamo tempo? No, abbiamo finito. Finito il tempo, finito. Ne avremmo fatte altre 18, ma sì, non ce la facciamo. Comunque, grazie Giampaolo Gambi. Un piacere. Come sempre, dopo il battesimo uno va a stare con la mamma. Perfetto. Prego. Arrivederci, è sempre un piacere. E